Mentre su New York scendevano le prime ombre della sera, al Grand Hotel, il celebre albergo, la baronessa Clermont, in preda alla più profonda disperazione, scendeva nella hall. Aiuto! Aiuto! I miei gioielli mi hanno derubata! Oddio, svengo! I sali, presto! Direttore, anche questa volta il colpo è opera del topo. Si calmi, baronessa, chiamiamo subito la polizia. Ma che polizia? Finora non è mai riuscita a scoprire il colpevole. Qui ci vuole Nick Carter. Il telefono, capo. Furto al Grand Hotel? Bene, bene, vengo subito. Mr. Carter, un topo d'albergo ha rubato i miei gioielli e quelli di molti altri. Si consoli, baronessa Malcomune, mezzo gaudio. E faccia qualcosa, per Bacco. Direttore, a me i registri. Il topo non è tra gli ospiti registrati. Questo è un primo dato di fatto. Interessante, molto interessante. Ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose. L'altra mezza la troverò. Le chiavi della camera della baronessa, prego. Eccola, Mr. Carter. Presto, ragazzo. Appartamento numero 114. Subito, signore. Buon viaggio, signore. Presto, Ken. Presto. Più in fretta, più in fretta. Niente paura, capo. Siamo qua noi! Noi! Presto, ragazzi! Toglietemi da questa situazione! Ok, capo! Liberato, capo! Dice il saggio, a scherzare con l'ascensore si finisce al creatore. Carter decide allora di ricorrere alle maniere forti. Mi è venuta l'altra mezza idea. Pezzi, travestiti da nababbo e prendi alloggio al Grand Hotel. Ok, capo. La camera migliore dell'albergo. Camera 117, prego. Pezzi, apri. Siamo noi. Noi. Entrate, capo. Forza, ragazzi. Montiamo quest'aggeggio. Ecco. Qua ci vuole un bel pezzo di formaggio. I gioielli invece li mettiamo qua sopra. Presto spegniamo la luce e aspettiamo. Il topo non tarderà a farsi vivo. Capo, sono 36 ore che aspettiamo. Calma, ragazzi, ve l'ho già detto. Non tarderà a farsi vivo. Ci siamo. Il topo è nostro! Presto, accendete la luce! Grazie per i gioielli e per l'ottimo formaggio. Capo, non mi sembra sia stato un tentativo ben riuscito. Ma non sarà l'ultimo. Per questa volta il topo ce l'ha fatta. Ne riparleremo dopo cena. Sì, sì, andiamo a mangiare. Pezzi, passami il formaggio. Subito, capo. Strano questo formaggio, molto strano. Ma sono gioielli! Ah, ho capito tutto! Giovanotto, mi chiama il direttore. Ora la vedremo. Qualcosa che non va, Mr. Carter? Va tutto alla perfezione. Mani in alto, egregio signore! Vi ho scoperto! Questa formaggera ti ha tradito. Nella fretta di nascondere il corpo del reato, hai grattugiato gioielli al posto del formaggio. Sì, signori, ecco il topo. Il topo? Lui. Perbacco! Oh, questo poi. Proprio lui, il direttore del Grand Hotel.
non riusciva più a far fronte alle spese dell'albergo e per far tornare i conti era arrivato al punto di derubare i suoi stessi clienti. Il primo dubbio l'ho avuto consultando i registri dell'albergo. Troppe le spese e troppo pochi i clienti. 2 più 2 fa sempre 4. Complimenti, Mr. Carter! Davvero formidabile, veramente! Proprio in gamba questo giovanotto! Oh, sciocchezza, una cosetta da niente! Capo, è vero! Che cosa, Pezzi? 2 più 2 fa proprio 4! Pezzi! Dice il saggio, tutto è bene ciò che finisce bene, e... E l'ultimo, chiuda la porta!